tantissima carne al fuoco in questa primavera 2016. Devo dire che dopo il 2015 un po' sottotono, soprattutto per il Top Gamma, quest'anno la musica è davvero cambiata. Qui ho davanti a me tantissimi smartphone, lavoro per probabilmente per settimane, ma cominciamo subito con il primo confronto. LG G5 l'abbiamo recensito da pochissimo contro ovviamente Galaxy S7, uno dei più attesi, uno dei più apprezzati in questo inizio d'anno. Dunque cominciamo subito, vediamo come si comportano nelle situazioni più importanti. Parliamo di display, 5.3 pollici per G5 e 5.1 per S7, una differenza sostanziale enfatizzata da una scocca complessivamente più voluminosa per G5, ma solo leggermente più spessa. Stessa risoluzione 2K per entrambi, ma LG ai tasti a schermo riduce quindi lo spazio utilizzabile. Bordi laterali praticamente identici e due diverse tecnologie a confronto, Super AMOLED per S7 e IPS LCD per G5. Tralasciamo i dati tecnici dichiarati, la resa reale è infatti differente. La prima valutazione in ambienti chiusi con il display di S7 che al 50% mostra una maggiore luminosità e miglior riproduzione cromatica. G5 si rifà negli angoli di visuale, inclinando infatti i due dispositivi riesce fino all'ultimo a garantire un'ottima visibilità, caratteristica chiave degli IPS. Always On sicuramente è meglio gestito su S7, il widget è molto più grande e visibile in tutte le condizioni di luce e tutti i pixel attorno sono completamente spenti, cosa che invece non si può dire per quanto concerne il G5, che fornisce comunque una lettura discreta in ambienti chiusi. All'aria aperta, sotto luce diretta del sole, Galaxy S7 è molto più leggibile di G5. C'è anche una gestione anomala della luminosità, già ve ne ho parlato nel corso della recensione su G5, perché a volte riesce ad andare a fare quello scalino in più in luminosità, purtroppo questa cosa non è costante. Ho ovviamente disattivato la luminosità automatica su entrambi e S7 riesce a essere sicuramente più leggibile di G5. Per quanto riguarda le prestazioni non c'è davvero molto da dire se non una lista di elogi su entrambi i fronti, sia perché ha realizzato i chip Exynos e Snapdragon, sia per i due produttori che li hanno sapientemente integrati in questi due device. Benchmark AnTuTu, quasi identici con punteggi stratosferici sopra i 130.000 punti, GPU capace di gestire anche i giochi più impegnativi senza alcun minimo affanno e capacità di riproduzione di filmati 4K su display esterni. Le web browsing si comportano più che bene utilizzando ovviamente Chrome, apertura rapida delle pagine, navigazione fluida e piacevole, altrettanto dicasi per scrolling e doppio tap per il ridimensionamento. A volte S7 deve essere un pelo più rapido nell'apertura delle nuove pagine, ma si parla di pochi istanti che non fanno davvero alcuna differenza. Andiamo subito ai punti più controversi di questo confronto, ovvero l'autonomia. Galaxy S7 ha una batteria da 3000 mAh, sono invece 2800 su LG G5, ma qui è sostituibile. Per provarla, li abbiamo testati per diversi giorni insieme, no, non è affatto vero, assolutamente no, perché è impossibile riprodurre quello che si fa su un terminale anche sull'altro, quindi sarebbe una valutazione assolutamente soggettiva. Per questo motivo ho deciso di caricare le batterie al 100% su entrambi, utilizzare un'applicazione che esegue degli script, esegue tre operazioni base, quindi web browsing, video di produzione e anche quella che viene chiamata gaming. Ho abilitato su entrambi i wifi, entrambi sono connessi allo stesso account, quindi quando ricevono una notifica la ricevono contemporaneamente e per completezza vi dico che su uno dei due avevo lasciato una sim, ma dopo due minuti l'ho subito tolta, non appena me ne sono accorto, quindi non ha assolutamente influito su questo test. Visto che il consumo in ogni prova è differente per entrambi, ho utilizzato lo stesso tempo, quindi 45 minuti. Nella prima, nel web browsing, LG G5 ha dato il meglio, ha consumato molto meno rispetto a S7, che invece si è ripreso nel video riproduzione e anche nel gaming. Quindi tre prove da 45 minuti, dopodiché si sono ritrovati allo stesso livello, ovvero il 70%. Subito dopo aver concluso il test, G5 è sceso di un punto percentuale al 69%, ma la cosa non cambia, anche perché S7, se dobbiamo essere proprio precisi, ha 200 mAh in più, quindi ha consumato teoricamente di più.
Purtroppo il calcolo dei consumi sulla GG5 non è perfetto, motivo per cui entrando nelle impostazioni non ho trovato i consumi relativi proprio a questa applicazione, cosa che invece ho trovato su S7. In conclusione, ho utilizzato entrambi per settimane, avevo avuto esattamente questa impressione che consumassero ovvero lo stesso quantitativo di energia o comunque che mi portassero a sera nello stesso identico modo. Quando li stresso non ci arrivo, quando faccio un utilizzo più normale riesco invece a concludere la giornata. La maggior risoluzione della fotocamera di G5 si fa vedere di giorno con un miglior livello di dettaglio apprezzabile in questi crop, ma attenzione perché i colori di S7 sono quasi sempre più saturi, fattore che li rende più attraenti a prima vista. Il grande vantaggio di G5 è ovviamente la seconda fotocamera, quando il solito formato stanca basta passare in pochi istanti a quella grandangolare. Impressionanti le macro di S7, per fare uno scatto simile con G5 ho dovuto provare 2-3 volte e l'effetto bokeh in background non risulta poi così uniforme. Al calare della luminosità le prestazioni si livellano molto, il livello di dettaglio di G5 è sempre maggiore se guardiamo attentamente, ma i colori contrasti di S7 risultano leggermente più piacevoli e fedeli alla realtà. Credo oltretutto che l'autofocus di S7 sia nel complesso più preciso, fattore altrettanto decisivo in notturna che mi ha permesso di realizzare scatti più piacevoli. Non c'è storia se parliamo di autoscatti, la fotocamera anteriore di G5 da 8 megapixel è senza dubbio di un altro livello, quest'ultimo scatto parla da solo. Ho deciso di testare in questo caso la registrazione video più usata, quella in Full HD, e a dispetto di quanto sembrasse durante la registrazione live, devo constatare una migliore qualità per G5, anche in questo caso molto ridotta, ma evidente se andiamo a zoomare sugli elementi inquadrati. Qualità indiscutibilmente ottima per tutti e due, ma G5 riesce a dare il meglio con più dettagli e colori più fedeli, fattori che si vincono soltanto dopo un'accurata visione su un più ampio display. Davvero buono poi il comportamento in controluce. Brevissima registrazione anche in notturna, come vedete il sole è appena tramontato e LG G5 ha forse un po' di rumore di fondo in più rispetto a S7. Cambiamo anche la fotocamera di LG G5, così proviamo anche quella grandangolare che, come già detto nel corso della recensione, è sicuramente meno luminosa, un'apertura f2.4 e una panoramica completamente differente. Registrazione in Full HD anche al sensore anteriore, sono 5 megapixel per S7, 8 invece anteriormente per G5. Il campo inquadrato è praticamente identico, soltanto quello di S7 mi sembra leggermente più ampio. E poi c'è un'ottica differente, come vedete da G5 mi vedete leggermente più vicino perché evidentemente l'ottica è stata sviluppata in questo modo. Ora sono in controluce, quindi vediamo anche come si comporta nella riproduzione cromatica. In controluce mi sembra davvero buona, comunque anche il frame rate registrano tutte e due molto bene. Riassumendo, S7 è sicuramente uno dei migliori smartphone mai realizzati fino adesso, un ottimo comparto fotocamera, un eccellente display e anche un bellissimo design. E poi c'è LG G5, anch'esso ha un ottimo comparto fotocamera con, per la prima volta, una scelta fra due fotocamere differenti con ottica differente. Poi abbiamo anche qui un bel display, peccato per una gestione della luminosità che ancora non è perfetta. E poi abbiamo anche questo carattere modulare, quindi con la possibilità di cambiare la batteria oppure utilizzare altri frames, ma li dovremo ancora provare. Autonomia praticamente identica e prezzo che già online è sceso sotto i 600 euro per entrambi.